Consiglio tenta ultima mediazione con Fondazione Cariplo e chiede il finanziamento sia dirottato sul liceo. Il tema della sanità ha animato ieri sera il dibattito consigliare a Domo, scontro Pizzi Partito Democratico. Inaugurato sportello dell'Associazione Consumatori, assiste gli azionisti di Veneto Banca, il Sasso nello Stagno ospita il presidente della banca. Verbania multietnica, domani pomeriggio fiaccolata Intra e la risposta del mondo dell'associazionismo a chi teme i migranti. Giornata della memoria, le celebrazioni a Domo, Meina e Baveno, un ex deportato, mai perso la speranza di tornare a casa. La Pafoli va a caccia della nona sinfonia consecutiva contro Varese, ma Ghizzinardi domani al Palabattisti sarà privo di Gurini, Corral e Franto. E bentrovati dalla redazione di Vicio Notizie. Ultimo tentativo di mediazione dunque per salvare i contributi della Fondazione Cariplo a Domegna. Ieri sera il Consiglio Comunale è tornato ad occuparsi della questione. Approvato un documento bipartisan. Sentiamo. Ultimo tentativo d'accordo per salvare quel che resta del progetto Borgo della Comunità. Parte della maggioranza, PD e Noi Ci Siamo per Omegna, e della minoranza, Fratelli d'Italia e Lega Nord con la lista civica Omegna nel cuore, hanno presentato e votato un ordine del giorno in cui chiedono alla Fondazione Comunitaria di destinare i 640.000 euro revocati al completamento dell'auditorium del liceo Piero Gobetti. Alla votazione non hanno volutamente partecipato per consentire che l'ordine del giorno venisse approvato ad una unanimità Alyosha Matella, Federazione della Sinistra, e Giorgio Spadaccini con Giulio Lapidari, Popolo della Libertà. Questi ultimi due hanno riproposto in alternativa il loro progetto originario, che prevedeva la sistemazione dell'area centrale di Omegna, dal fronte Lago a via Tito Speri. I due consiglieri di minoranza hanno anche richiesto con urgenza un incontro con la commissaria Francesca Zanetta per comprendere la posizione della Fondazione Comunitaria. Noi abbiamo preso favorevolmente la proposta del presidente della provincia Costa, che ha proposto, visto che il comune di Omegna ha grossi problemi sul discorso di poter fare un progetto definitivo per poi accedere a questi finanziamenti della Fondazione Cariplo, ha proposto che i 640.000 euro circa fossero girati alla provincia per poter completare l'opera dell'auditorium. Noi siamo favorevoli perché l'auditorium è all'interno del comune di Omegna, perciò noi, piuttosto che perdere i soldi sul nostro territorio, siamo favorevolissimi che rimangano ad Omegna. Il Consiglio Comunale di Omegna si è aperto nel ricordo delle vittime del terremoto in centro Italia. Su proposta di Mattia Corbetta, Fratelli d'Italia, e Stefano Strada con Franco Lucchini, Lega Nord, i consiglieri del capoluogo cusiano hanno deciso di devolvere alla Protezione Civile del VCO il gettone di presenza di questa seduta. Durante l'assemblea è stata data la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense, in ricordo del meraviglioso raduno alpino del settembre 2014. Infine è stato annunciato dalla Giunta che verrà attuato un tariffario ridotto per i posti a pagamento dal vanti all'ospedale, da 1,20 euro a 1 euro. Il Consiglio Comunale ieri sera anche a Domodossola, diverse le questioni affrontate dal consesso domese, si è parlato di sanità ma anche di conti dell'azienda speciale farmacia comunale, affrontato pure il tema dell'abuso di alcol fra i giovani. Pizzi è pronto ad incatenarsi ai cancelli dell'ospedale San Biagio se l'ASL mettesse in atto tagli alla sanità ossolana. Lo ha ribadito davanti al Consiglio Comunale ieri sera nel corso della discussione relativa all'ordine del giorno presentato dalle consigliere grilline a difesa del Dipartimento di Prevenzione. La sanità è stato, come sempre, l'argomento che più ha acceso il confronto. Al campanello d'allarme suonato dalle pentastellate per il possibile trasferimento a Omegna della prevenzione hanno risposto i consiglieri PD: non ci risultano atti ufficiali rispetto a ridimensionamenti in atto, piuttosto sappiamo ci sarà il trasferimento di qualche ufficio, ma non di servizi, ha detto Bolognini. Più esplicita Grazio Belli, che ha lasciato intendere che se tagli ci fossero potrebbero essere figli della decisione domese di stralciare il protocollo d'intesa per il nuovo ospedale del VCO. Parole che hanno fatto infuriare Pizzi. Il sindaco ha citato delibere dell'ASL, ha relazionato sul dibattito di una settimana fa in seno alla rappresentanza dei sindaci per chiarire i suoi timori. Credo sia d'obbligo per tutti vigilare e mi chiedo quando i
miei colleghi sindaci lo capiranno, c'è in vigore un piano sanitario che parla di un solo DEA per il VCO. Se tolgono il punto nascita e il cancro pediatrico ad Omo, fra qualche tempo declasseranno il DEA in pronto soccorso, ha spiegato Pizzi. Si è poi discusso di regolamento del verde cittadino, della consulta dei giovani, dell'ordine del giorno del PD sul drammatico problema dell'alcolismo diffuso tra i giovani, tema che torna in commissione per un confronto più approfondito. Con i voti della maggioranza più Movimento 5 Stelle, astenuti PD e lista Cattrini, è stato approvato ieri sera il bilancio dell'azienda speciale farmacia comunale di Domodossola. I conti della pluriservizi pareggiano attorno al 1.800.000 euro, 216.000 euro e invece la perdita d'esercizio, minori entrate che saranno coperte come sempre con fondi comunali. Ad incidere negativamente sull'andamento economico della pluriservizi di via Sant'Antonio, trasporti scolastici, teatro Galletti, soggiorni climatici per anziani, università della terza età. Il CDA aziendale ha elaborato un piano per il contenimento dei costi. Il piano prevede razionalizzazioni con costi differenziati dei servizi a seconda della tipologia dell'utenza. La decisione ultima aspetterà però la giunta. Novità potrebbero arrivare con la predisposizione del bilancio. All'attenzione del governo domese, infatti, un piano di revisione di tutte le tariffe dei servizi resi dal comune alla collettività. Se tutto va bene, entro metà febbraio concluderemo la cessione dell'ex albergo Fonti e Milano. Così dice Remigio Mancini, sindaco di Bognanco. Il comune ha firmato venerdì il compromesso per il passaggio dell'ex albergo ad un gruppo di imprenditori russi intenzionati ad investire sull'immobile. La cessione farà entrare nelle casse comunali 235.000 euro. Si tratta dello storico albergo delle Terme, rimasto in disuso per anni e diventato di proprietà comunale al termine del lungo procedimento legato al fallimento della società del manager romano Giuseppe Ciarrapico. Il complesso comprende l'albergo, 3.925 metri quadrati, e l'area parco, 5.100 metri quadrati. Quando era in attività, la struttura ricettiva contava su 62 camere per un totale di 103 posti letto. Inaugurato oggi a Verbania lo sportello dell'associazione che si occupa della tutela degli azionisti di Veneto Banca. È stato presentato questa mattina il nuovo sportello del consumatore del VCO, ad accoglierlo la Casa del Popolo Circolo Arci di Trobaso. All'incontro hanno partecipato tante persone perché nell'occasione dell'apertura dello sportello è stato fatto il punto sulle azioni intraprese dal Movimento Consumatori in favore degli azionisti di Veneto Banca. Presenti il presidente piemontese del Movimento Marco Gagliardi e gli avvocati Rosalba Di Fede, che è anche responsabile dello sportello del VCO, e Silvia Galimberti. Gagliardi ha affrontato la questione della proposta transattiva lanciata di recente dalla banca, sottolineando come il 15% per la gran parte degli azionisti corrisponda alle briciole. Bisogna valutare caso per caso, ha detto Gagliardi, ma in molti casi è una proposta totalmente svantaggiosa per gli azionisti. Dalla banca viene detto alle persone che così possono recuperare dei soldi subito, ma non è una proposta giusta. Movimento Consumatori propone diversi tipi di azione in sede civile e penale tramite la via dell'arbitrato. Nel frattempo sono 200 gli azionisti di Veneto Banca del VCO che hanno aderito all'azione collettiva del Movimento dei Consumatori, che è stata promossa a livello nazionale. Per chiedere una consulenza allo sportello, che è aperto il venerdì dalle 9 alle 12.30, si prende appuntamento all'indirizzo email vco@movimentoconsumatori.it. E di Veneto Banca si occupa questa settimana il Sasso nello Stagno, con Maurizio De Paoli in studio il presidente Massimo Lanza. Il Sasso nello Stagno è in onda il venerdì alle 20.35, replicato sabato alle 17 e domenica alle 14. Questa settimana nel Sasso dello Stagno affrontiamo un argomento di grandissima attualità e che sicuramente interessa migliaia di persone nel VCO. Parliamo infatti di Veneto Banca. Parliamo di quello che è successo in Veneto Banca, ma soprattutto di quello che potrà succedere anche con delle scelte che sono ormai nelle nostre mani. Quindi parleremo di quello che aspetta gli azionisti, parleremo del futuro anche dei dipendenti, insomma parleremo del futuro di Veneto Banca, sperando che questa banca abbia un futuro nel nostro territorio. E lo faremo con un ospite che è qui già con me, già pronto per questa puntata, che è il presidente di Veneto Banca, l'ingegner Massimo Lanza, presidente da novembre dell'anno scorso, che si è assunto il compito di traghettare Veneto Banca dal disastro a un futuro che speriamo sia migliore. Migliore per la banca, ma questo vorrebbe dire migliore per tutti noi. Quindi l'appuntamento al Sasso nello Stagno.
Una breve di cronaca, una pena di 10 mesi e 20 giorni più l'espulsione dall'Italia. È la pena inflitta dal Tribunale di Verbania ad un giovane ghanese fermato la scorsa notte sul treno 220 Milano-Parigi al controllo alla stazione ferroviaria di Domodossola. La polizia di frontiera ha scoperto che il ghanese viaggiava con i documenti falsi. Vecchi problemi per la provinciale della Vallestrona. Ieri c'è stato un sopralluogo dei consiglieri di minoranza della provincia. Un tour si è concluso in municipio, a Vallestrona, con gli esponenti provinciali, anche il consigliere regionale della Lega Nord, Alessandro Benvenuto. Proprio quest'ultimo ha annunciato che presto il suo partito presenterà un'interrogazione alla Giunta Chiamparino. I problemi della valle, in modo particolare quelli della viabilità e della sicurezza, sono sempre di più e i soldi invece sono sempre di meno, Sindaco. Eh sì, tutti gli anni ci troviamo a fare delle dimostranze di quello che può essere la strada provinciale e dunque noi abbiamo sempre i nostri problemi al 2014 e se non ancora precedenti. Abbiamo le reti di contenimento che sono sempre più piene e quando scoppieranno non si sa cosa succederà e chi sarà poi responsabile a questo punto. Al capezzale della strada e della Vallestrona sono venuti il consigliere regionale Alessandro Benvenuto e i nuovi consiglieri provinciali. Questa qua in pratica è un'ulteriore occasione, speriamo che si impegnino a far muore qualcosa. Ad essere fortemente penalizzati è il turismo ma anche gli artigiani della valle da questa situazione della strada. Certo, io dico alla provincia che bisogna guardare con rispetto gli artigiani della valle perché tengono duro e rimangono nel proprio territorio, cosa difficilissima al giorno d'oggi, e mantengono tante famiglie. In più la provincia, secondo me, a posto di aiutarli, gli ha messo una tassa di 200 euro. Chiedo alla provincia di eliminare questa tassa perché mi sembra non corretta. Beh, però qualche soldo per la Vallestrona arriva dalla provincia. È qualcosa, ma poco e niente. Infatti per l'ennesima volta la Vallestrona si sente penalizzata, si sente presa in giro, perché dei 600.000 euro solo 80.000 euro purtroppo vengono stanziati e quindi capite bene anche voi che a parte qualche rattoppo sulla strada non si potrà fare. Questo fa capire come può il turismo incidere poi su una valle tipo la Vallestrona o altre valli con quelle poche risorse che si hanno a disposizione. Possibilità che dalla provincia possano arrivare dei sostegni? In questo momento assolutamente no, da quello che abbiamo appreso anche ieri in consiglio le risorse sono quelle, sono pochissime. Oltre l'80.000 euro che diceva appunto Geraci per la sistemazione degli asfalti, ci sono 70.000 euro che serviranno per il consolidamento dei versanti, almeno questo per la Vallestrona a fronte del 1.700.000 euro investito su tutto il territorio. Dagli uffici provinciali è emerso che le necessità reali sono 33 milioni, quindi meno del 2% sostanzialmente è quello che viene finanziato derogato ed è del tutto insoddisfacente e insufficiente. Adesso però Benvenuto, forse è il momento insomma di fare qualche cosa perché le esigenze aumentano. Sì, noi abbiamo deciso di presentare un'interrogazione in consiglio regionale proprio per capire se ci possono sbloccare velocemente queste risorse che possono dare un contributo che noi definiamo un contributo di ossigeno, perché quello che c'è da fare sul territorio è chiaramente molto di più di quelle che possono essere ad esempio le risorse per la strada provinciale 52 e le altre state connesse. Quello che è un problema di competenze. Verbania multietnica, fiaccolata domani pomeriggio per le vie di Intra. Sentiamo perché. Verbania è una città solidale e multietnica, questo è lo slogan della manifestazione Luci fra le ombre in programma per domani, organizzata da ARCI, Gruppo Abele, Non Solo Aiuto, Manitese e Step Forward. Una risposta alle affermazioni fatte da esponenti della Lega Nord e altre persone intervenute durante il collegamento dello scorso 23 novembre con il programma di Rete 4 Dalla Vostra Parte. L'appuntamento è per domani alle 17 in piazza Ranzoni a Intra, da lì partirà una fiaccolata per le vie della città. Alle 19.30 poi ci sarà una festa solidale e multietnica al Circolo Arci di Trobaso. Si tratta di una giornata di sensibilizzazione, spiegano gli organizzatori, per fare un po' di luce tra le ombre della cattiva informazione. E riportano alcuni dati, in Piemonte gli stranieri sono 422.000, pari al 9,6% della popolazione. Nel VCO gli stranieri sono 9.748, quindi il 6,1% della popolazione. Le nazionalità più rappresentate sono l'Ucraina con il 18%, la Romania con il 13%, il Marocco con il 12%. Il numero dei richiedenti asilo è di circa 8.000 in Piemonte, 580 nel VCO e 191 tra Verbania, Cossogno e Arizzano, dati aggiornati al 31 dicembre 2016. Gli organizzatori ricordano poi come nella conferenza stampa di fine anno il prefetto Eugenio Lita abbia sottolineato che i reati nel VCO sono diminuiti e quindi non c'è stato nessun incremento legato alla presenza dei migranti.
27 gennaio 1945, 72 anni dopo, si celebra il giorno della memoria. Una giornata per non dimenticare quanto è successo e soprattutto per celebrare l'apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Anche a livello locale sono state diverse le celebrazioni. A Baveno, sul Lungo Lago, i bimbi delle scuole cittadine, protagoniste del momento di ricordo. Con loro anche diverse autorità. E primo appuntamento oggi a Domodossola per le celebrazioni del giorno della memoria, un secondo sarà martedì alle 10.30 con lo spettacolo che sarà portato in scena dai ragazzi delle scuole al Teatro Galletti. Ad Auschwitz c'era un'orchestra, il titolo. È stato nei campi di lavoro tedeschi dal settembre 1943 al maggio 1945 il signor Mauro Falciola, dai 19 ai 21 anni. Era presente stamattina alla commemorazione a Domodossola in occasione della giornata della memoria. Con noi ha ricordato quei giorni. Era in fanteria, è stato preso a Treviso e caricato su un carro bestiame. Attraversando la Polonia ha raggiunto la Prussia orientale. Per due mesi in un grande campo di concentramento ha lavorato la terra e in una fabbrica di munizioni. Poi il trasferimento vicino a Monaco di Baviera e l'impiego in un'officina delle ferrovie tedesche. Ovviamente ai prigionieri toccavano i lavori più pesanti. Infine il lavoro in un'area vicino all'Austria, nei pressi di Mauthausen, sempre per la manutenzione del materiale ferroviario. Verso la fine della guerra i bombardamenti degli alleati si moltiplicavano. Durante uno di questi, che ha distrutto una cittadina grande come Domodossola, la bomba che ha colpito le loro baracche, uno spiraglio per la fuga. Siamo stati fortunati, ammette Falciola. Hanno usato quanto potevano per spostarsi verso sud tra mille disordini, dalle carrozze alle auto abbandonate. Giunti nel Tirolo si sono infilati in una colonna di mezzi alleati, in cinque sono arrivati al Brennero, poi il viaggio verso Bolzano e da lì l'arrivo in pullman a Milano. Erano i primissimi italiani. Non c'erano treni per arrivare a Domodossola. Falciola è giunto a Laveno, ha preso il traghetto, a Verbania l'hanno recuperato con una camionetta e così è tornato a casa. La sua famiglia aveva uno studio fotografico, la mamma era in camera oscura quando Mauro ha varcato la porta del negozio, ha lasciato tutto ed è corsa a riabbracciare il figlio. In città anche la sorella, padre e fratello invece avevano dovuto rifugiarsi in Svizzera. Non ho mai perso la speranza di tornare a casa, noi giovani eravamo quelli con il morale più alto, ci dice Falciola. Peraltro era anche riuscito a scrivere alcune lettere alla famiglia, una speranza che non si è mai spenta dunque nonostante le difficili condizioni del lavoro forzato e un'alimentazione fatta di brodaglia e poco più. Al suo ritorno a Domo Falciola pesava 47 kg. Nelle giornate come quella di oggi si rinnovano i ricordi, ci dice, non si dimentica nulla. Nel capoluogo ossolano stamattina la commemorazione si è tenuta presso la Fontana della Pace in largo Caduti Lager nazisti. C'erano le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche, i ragazzi delle scuole. Sulle note dell'inno d'Italia, l'alzabandiera e i diversi interventi, il sindaco Pizzi ha evidenziato l'importanza del ricordo e ha riproposto anche alcuni passi di Se questo è un uomo di Primo Levi. Per la provincia Daniele Pizzicoli ha sottolineato come la memoria debba rinnovarsi tutti i giorni. Intervento anche dello storico Giovanni Cerutti dell'Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara. Meina abbina il giorno della memoria al ricordo della strage dell'Hotel Meina. Anche qui protagoniste le giovani generazioni, oltre agli studenti locali anche un gruppo proveniente da Cameri. Questa data è per noi una ricorrenza che ci dà l'occasione per fare questo corteo e per andare al cippo del Parco della Fratellanza per ricordare la strage di Meina avvenuta nel mese di settembre del 1943. Tra il 22 e il 23 settembre qui sono state prelevate 16 persone e barbaramente uccise. Tra queste persone c'erano tre bambini ai quali è dedicata la nostra scuola. Ricordiamo che le scuole di Meina sono intitolate ai tre ragazzi Fernandez Diaz, Robert, Jean e Blanchette, che avevano 8, 12 e 14 anni al momento della strage. Anche le scuole intercate hanno voluto essere presenti oggi. Certo, il nostro istituto è proprio intitolato a Raquel Bear e noi volevamo sottolineare, ecco, la vicinanza in questo momento, come ha detto giustamente il sindaco, per non dimenticare e soprattutto per sottolineare che l'indifferenza non ci deve essere, ecco, a partire dai bambini più piccoli. L'importante è non dimenticare, soprattutto tramandare ai ragazzi delle scuole questo forte messaggio. È importante sicuramente perché la
la volontà del popolo secondo me è voluto, è quella di ricordare le stragi, di farle capire e conoscere ai giovani per permettere ai giovani di condurre una vita democratica, aperta e libera per tutti. Una nuova autobotte per i vigili del fuoco della VCO. Dopo la nuova Toscana, un nuovo mezzo è stato assegnato al comando provinciale di Verbania. L'autobotte è importantissima per lo spegnimento degli incendi. Il mezzo può trasportare 7.700 litri d'acqua ed è dotato di una pompa centrifuga automatica. Il Ministero dell'Interno ne ha destinate due al Piemonte, una a Torino e l'altra a Verbania. Ed ora ci occupiamo di Verbania Wedding, bilancio più che positivo. Sentiamo. La seconda edizione di Verbania Wedding ha avuto un ottimo successo di pubblico e ha raccolto molta soddisfazione tra gli operatori partecipanti. Una 2 giorni splendida nell'incantevole cornice di Villa Giulia, organizzata in maniera impeccabile da Amore di Lago. Per le coppie c'è stato solo l'imbarazzo della scelta, nel curiosare tra floral designer, abiti da sposa e da sposo per il giorno più importante, bomboniere, illuminazione di interni ed esterni, ceramiche artigianali, abiti da cerimonia per bimbi, soluzioni per il web, intrattenimento, musica. E poi ancora, fotografi, truccatrici, parrucchiere, estetiste, per regalare a lei e a lui il classico giorno perfetto delle fiabe. Tanti anche i servizi proposti, come quelli delle agenzie viaggio, del noleggio barche, di ristoranti e catering, di trasformismo ed animazione, di negozi di palloncini e fuochi d'artificio. Una nota di merito agli espositori che quest'anno si sono davvero superati con allestimenti creativi ed eleganti in linea con l'evento. Un ringraziamento, spiegano dall'organizzazione, va anche a tutti i visitatori, senza i quali questo evento non sarebbe stato il successo che è stato. In conclusione, possiamo sicuramente affermare che è stato un evento ben riuscito e in crescita rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è quello di dare continuità a questo appuntamento. Tra i curiosi, anche l'assessore Abbiati e il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini. E siamo allo sport, basket in apertura, torna al Palla Battisti la Pafoni che domani sera riceve il Varese. La Pafoni vuole suonare la nona dopo l'ottava vittoria consecutiva conquistata domenica scorsa a San Giorgio. Arriva un'altra avversaria lombarda, tra l'altro una delle tre squadre insieme a Empoli e alla Fiorentina che hanno battuto Omegna. Però domani Marcello sarà difficilissimo perché oltre alle assenze di Corral e di Gurini si è aggiunta quella di Francesco Fratto. Sì, insomma, stiamo convivendo con una situazione abbastanza difficile, però come sempre ci armiamo di volontà, di abnegazione, di voglia di vincere e cercheremo anche domani di fare una buona partita, soprattutto dal punto di vista dell'ardore agonistico, che è quello che ci è mancato nella partita d'andata quando perdemmo malamente a Varese. Gioco forza, ti dovrai inventare dei quintetti atipici con tanti piccoli in campo. Sì, questo sarà un po' difficile, sicuramente sarà una delle difficoltà, anche perché Varese è una squadra molto tattica, per cui per tanti giocatori trovarsi nelle situazioni che non hanno mai provato può essere uno dei problemi, anzi forse l'ostacolo maggiore da superare, però se c'è intensità difensiva, se c'è ardore agonistico, si può ovviare facendo qualche contropiede, tenendo magari una partita dal punteggio basso e si può fare. Non sei solito lanciare appelli, però magari un ruolo importante domani dopo anche giocare il pubblico. Sì, beh, allora, in trasferta, quando vengono, e vengono spesso, sono numerosi, chiassosi, ci fanno sentire veramente il fiato dietro che ci spinge. In casa, essendo l'ambiente un pochino più grande, abbiamo bisogno chiaramente domani di che tutti per uno, non per tutti, e che abbiano anche un po' di pazienza, perché ci saranno dei momenti di basket magari non di alto livello, di eccesso livello, però avremo bisogno della loro compattezza, del loro calore per aiutarci a superare momenti difficili che sicuramente domani ci saranno. Ed ora il programma del volley con Gianluca Trentini.
Fine settimana di volley regionale al completo con la ripartenza del torneo di Serie D maschile. In C sempre maschile, Altea Alziora è chiamata ad un pronto riscatto dopo il brutto stop di Cournier. Miani e compagni, sotto la guida di coach Alberto Franzini, giocano ancora in trasferta, questa volta domani a Santiago contro Stamperia Alicese, con inizio addirittura alle 21.30, orario abbastanza desueto per un incontro sportivo di campionato. Come detto, riparte la Serie D maschile e il Bistrò 2008 Domodossola vuole difendere la sua posizione di alta classifica da subito. Sempre nella giornata di domani alle 18 in casa al Palaraccagni arriva PVL Cerealterra Cirié, gara da portarsi a casa. Bello il torneo di Serie D femminile che celebra la prima giornata del girone di ritorno. Due match in programma domani, sabato con il Volley Bellinzago che in casa alle 17.30 se la vedrà con un Go Volley reduce dello stop di Verbania. Il match però serve alla squadra di Daniele Bebbu per tornare a vincere dopo tre sconfitte di fila. Alle 17 Pallavolo Arona, sempre più seconda in classifica, attende la sfida in trasferta contro la difficile Bonpritti in Volley Lessona. Domenica spazio alle 18 al match esterno di Cusio Sud-Ovest San Maurizio contro l'abbordabile Pont San Martin, mentre Vega Occhiali Rosalziora alle 19 al Palamanzini cerca di difendere il quarto posto in graduatoria contro una Fenusma Pramotton che ha centrato un bel filotto di risultati. In prima divisione interprovinciale, doppio turno per la Sprint Gravellona che questa sera accoglie in casa alle 21 il Pavica Romagnano, mentre sabato recupera alle 16.30 il match contro Virtus Biella al Pala Sarselli di Chiavazza. Venerdì alle 21 area libera in Vorio capolista giocherà a Quaregna contro Isla.it Team Volley Quaregna, mentre domenica alle 18 il Forum del Parco Rodari accoglierà la gara tra la Sibilla Cusiana Omegna e la MRG Borgomanero. Bene, siamo in chiusura. www.tuttonotizie.info per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.